due reparti di riabilitazione intensiva, uno a Sestri Levante con 14 posti letto e due di day hospital dedicati ai malati neurologici ed uno a Rapallo per i malati ortopedici, sempre di 14 posti letto. Questo è il reparto di riabilitazione intensiva dell'ospedale di Sestri Levante. Il reparto ha sia stanze doppie che stanze singole. Questa è una stanza singola, ha un letto, dotata di vari comfort. Entra nel bagno della camera con la porta scorrevole di modo che si possa entrare con la carrozzina. Il bagno è dotato di doccia e poi c'è una doccetta per poter fare l'igiene perianale. Qua abbiamo un lavandino reclinabile, questa è la barella doccia dove viene posizionato il paziente per fare il bagno e viene messo o con il sollevatore o trascinato dal letto, viene scivolato qua. Il bagno lo facciamo una volta ogni 5 giorni con due operatori, un infermiere e un OSS. Poi qua abbiamo la sedia doccia dove viene posizionato il paziente per fare sia la doccia da seduto, poi viene usata anche per portarlo pazientemente nel WC. Questo è il soggiorno dove i pazienti si incontrano e si aiutano, perché chi sta meglio aiuta chi è in condizione più di maggiore difficoltà. Il mangiare insieme è un atto in cui le persone socializzano, perché in realtà durante il giorno lavorano sempre in palestra. Invece il momento del pranzo e della cena è il momento in cui si instaura anche un'alleanza tra pazienti e pazienti e quindi è un momento di unione. L'azione assistita con la presenza del fisioterapista e di un ausilio, in questo caso un quadripode. Oppure deambulazione assistita con due bastoni, il fisioterapista che fa da supervisione. Il giro di reparto che viene fatto naturalmente tutti i giorni. Io sono presente sempre il lunedì mattina per fare il giro, se no c'è il medico di reparto. La palestra è organizzata per poter trattare pazienti gravemente disabili e quindi ha tutta una strumentazione idonea, dalla più semplice, come le parallele, invece in caso di paraparesi può camminare con ostacoli, però in sicurezza perché ha le mani appoggiate, però con esercizio difficile come questo, perché si tratta di affrontare degli ostacoli. Eventualmente i piani instabili, i cuscini che danno instabilità, a quei pazienti invece che sono più gravi e che quindi hanno necessità di strumentari più complessi come quella, la strumentazione robotica. Robot vuol dire una strumentazione che riesce a farti eseguire un gesto funzionale. Ad esempio qui prendere una mela dal banco del mercato e metterla nel cestello della spesa. Diciamo che quindi è una robotica che ha una realtà virtuale che cerca di imitare quella che è la vita di tutti i giorni. Qui un altro esercizio, sempre anche di precisione, e poi però le possibilità sono molte. Questo è un altro apparecchio di robotica, è finalizzato soprattutto alla MAS e anche qui è una realtà virtuale, qui è spegnere un incendio. Bene, questo è un apparecchio che a differenza degli altri permette l'utilizzo di ambedue gli arti superiori e quindi di utilizzare le mani come abitualmente facciamo, cioè che le usiamo contemporaneamente per qualunque gesto dell'attività quotidiana. Questa invece è la robotica per l'arto inferiore, per il cammino, il Geo System, che è un apparecchio importante che è stato donato dall'Associazione Malati del Tiguglio e permette di far camminare un paziente anche quando questo o è in gravi difficoltà oppure riesce a farlo parzialmente. Noi lo utilizziamo sui pazienti neurologici, siano ictus o traumi cranici o anche patologie come il Parkinson, con ottimi risultati. Ma accanto alla robotica però ci sono, che quindi una strumentazione complessa, ci sono anche strumenti semplici come la palla dove vengono utilizzati per far prendere coscienza al paziente della parte ammalata e aiutarlo quindi a utilizzare al massimo le risorse che ha. I pazienti più gravi naturalmente vengono spostati con il sollevatore, in questo modo il paziente può essere tolto dalla camera da letto e portato in palestra ed iniziare il suo trattamento che avverrà due volte al giorno
mattina e pomeriggio. Ricordo che il trattamento della mattina inizia alle ore 9 e finisce alle 12, riprende alle 2:30 e va avanti fino alle 5. La riabilitazione poi consta anche di posture di tipo inibente, per cui si cerca, se lo schema patologico è in estensione, si cerca di posizionare il paziente durante il trattamento con le gambe in flessione. Ecco qui, vabbè, una palestra che è sempre un po' in disordine, però è così perché la gente ci lavora e quindi quando si lavora non c'è mai troppo ordine. E questo è un esercizio di stretching, è importante perché lo stretching vuol dire allungamento dei muscoli che rischiano di accorciarsi durante una patologia. In questo caso una paraparesi che può avere dei disturbi appunto del tono muscolare, e con lo stretching si effettuano degli allungamenti al fine di non far instaurare delle retrazioni muscolari che poi renderebbero impossibile il cammino. Questo è un mobilizzatore passivo che è del piatto inferiore, che serve per mobilizzare il ginocchio e l'anca. C'è questo, sempre un mobilizzatore passivo, rivolto però all'arto superiore. Viene utilizzato molto nei pazienti emiparetico per riuscire a superare il dolore spesso presente alla spalla. In altri casi, invece, quando il paziente non riesce a camminare oppure neanche a stare in piedi, si utilizza lo standing. Parecchio ha presente un tavolino davanti per poter appoggiare le braccia e dei fermi al bacino e alle ginocchia. Sempre per il dolore viene utilizzata molto la tecarterapia. Solitamente questo è un apparecchio di terapia fisica non presente nelle strutture pubbliche, ma io ho voluto acquistarla perché è proprio la parte innovativa della terapia fisica, che serve molto nel dolore, che è presente frequentemente nei pazienti neurologici. E inoltre la terapia fisica, che utilizza macchinari per il trattamento del dolore. Ancora, sempre per il dolore, ma anche per gli edemi, è utilizzato il tape. Questo è un bendaggio che permette appunto un potere analgesico e soprattutto anche di drenaggio in presenza di versamenti. Sempre nell'ambito del trattamento riabilitativo del paziente neurologico è importante saper confezionare dei tutori, ovvero sia dei supporti che impediscano di prendere delle posizioni viziate. Ancora, nel trattamento del paziente neurologico, la presenza fondamentale della neuropsicologa, che tratta i disturbi cognitivi, cioè la memoria, l'attenzione, l'apprendimento, e quindi con tutta una serie di trattamenti riabilitativi finalizzati a questo. Ecco, la psicologa. Il perché della presenza della psicologa in un reparto di riabilitazione? Prima di tutto perché c'è la necessità di assistere il paziente in questo suo nuovo stato, di supportarlo nella disabilità. Altro aspetto importante è la famiglia, cioè come può la famiglia reagire di fronte a questa nuova situazione di salute del loro familiare. Infine la logopedista, che è la terapista che insegna la deglutizione ed insegna il linguaggio. In questo caso utilizziamo un apparecchio, il Vital Steam, per un riapprendimento della parte muscolare della deglutizione. Oppure, nei pazienti più gravi, utilizziamo il comunicatore, che è una comunicazione alternativa, cioè invece della parola si utilizza appunto un apparecchio che parla al nostro posto. Infine, la riabilitazione pelvi-perineale. Anche questo tipo di riabilitazione viene fatto nella struttura complessa medicina e fisica e riabilitazione e si rivolge all'incontinenza postpartum o di altre cause. Ecco, la riabilitazione è rivolta al paziente ortopedico, spesso sono traumi di giovani o interventi chirurgici, e qui è più l'ambito della rieducazione neuromotoria finalizzata con pesi e con apparecchiature che offrono resistenza, oppure in questo caso l'elettrochinesi, ovvero resistenza più elettrostimolazione, esercizi di equilibrio e tutto quello che riprende non solo l'attività della vita quotidiana ma anche l'attività sportiva, compreso anche il trattamento con la pedana stabilometrica, che è una pedana per la riabilitazione dell'equilibrio, ma serve anche molto per la prevenzione delle cadute negli anziani. L'esame elettromiografico di superficie, invece, ci aiuta a capire se i muscoli si attivano
o non si attivano durante il cammino e quindi che cosa poter fare per migliorare il cammino stesso. Quelli che voi vedete sono tutti ausili per l'alimentazione. In questa valigetta abbiamo tutte le possibili prese per facilitare l'alimentazione per un paziente con disabilità. Abbiamo poi dei piatti che hanno un antiscivolo con un bordo differente per facilitare la raccolta. Abbiamo poi dei bicchieri con prese diverse. Questo è un tagliere con la possibilità di essere bloccato al tavolo a quattro ventose e ha la possibilità di bloccare il cibo. Una volta bloccato, il paziente con più facilità riesce a tagliarlo. Questo è un ausilio che consente al paziente che non ha una presa fine di utilizzare comunque la chiave. In questo modo può aprire e chiudere. La riabilitazione respiratoria comprende un insieme di servizi multidimensionali rivolti ai pazienti affetti da patologie polmonari croniche. Obiettivo della riabilitazione respiratoria è quella di migliorare la qualità di vita della persona affetta da patologia polmonare. Gli interventi di fisioterapia respiratoria principali sono costituiti dalla disostruzione bronchiale e dalla riespansione polmonare ed inoltre dal ricondizionamento allo sforzo. Tutti e tre questi tipi di intervento vengono personalizzati e confezionati ad persona. Noi possiamo vantare tra le nostre apparecchiature delle novità di alta tecnologia che consentono di ottenere col minimo rischio buoni risultati in termini di disostruzione bronchiale. Per la tossina botulinica, diciamo che la maggior parte delle persone la conosce per scopi estetici, perché appunto è una tossina, un farmaco anzi per l'esattezza, che riesce a bloccare la conduzione nervosa e quindi provoca una paralisi. E allora nel caso dell'estetica è il farmaco che riesce a togliere le rughe, perché paralizzando i muscoli non permette di muoversi e quindi dare delle rughe di espressione. Però in realtà quello per cui noi le usiamo, per motivi purtroppo molto più gravi, è l'esito con spasticità nelle lesioni nervose centrali. E viene utilizzata proprio perché ridurre l'ipertono permette una migliore esecuzione del movimento. Allora, nel caso di spasticità maggiori viene utilizzato un dispositivo che è la pompa a baclofen, che viene impiantato a livello addominale e permette di immettere farmaco centralmente in modo da avere un effetto maggiore e più immediato con meno dosaggio di farmaco. Il rifornimento viene effettuato presso di noi. Con i pazienti ancora più gravi, cioè dove ci sono retrazioni muscolo-tendine e deformità articolari e spasticità gravi, si utilizza la chirurgia funzionale. Un aspetto a cui tengo molto nell'organizzazione del reparto sono le riunioni settimanali in equipe dove si parla dei singoli casi. Sono presenti tutti gli operatori che lavorano sui pazienti, quindi il medico fisiatra, i fisioterapisti, i logopedisti, il neuropsicologo, psicologo, infermieri, ed ognuno esprime il proprio parere sugli obiettivi raggiunti, riabilitativi e su quelli che sono da raggiungere e se ne discute insieme, cercando di trovare appunto la soluzione migliore per il paziente. In questo contesto vengono poi programmate le dimissioni e quindi inizia un aspetto altrettanto importante del percorso riabilitativo, che è quello di preparare i familiari. Questo viene fatto sia con le riunioni con i familiari, ma anche facendo un addestramento sia per l'aspetto assistenziale, quindi come vestire il paziente, come fare l'igiene, sia come somministrare i farmaci, anche con la terapia iniettoria, sia anche con l'utilizzo degli ausili, addestramento all'uso dell'ausilio, perché anche una carrozzina, un bastone o un deambulatore bisogna insegnare ad usarlo anche ai familiari. E viene poi anche insegnato tutto quello che è l'aspetto riabilitativo, quindi come alzare il paziente, come farlo sedere, come farlo camminare, in modo tale che il parente possa ricevere il proprio familiare nella sicurezza di sapere come fare.
Inoltre, durante il ricovero viene fatta una visita al domicilio dove si consigliano eventuali modifiche dell'ambiente domestico, tipo ad esempio che può essere dal semplice maniglione per aiutare il paziente ad alzarsi, o a lavori più impegnativi, quali modifiche sul bagno, per esempio cambiare la vasca da bagno con la doccia. Si cerca di fare tutto nei tempi in modo tale che i parenti, i familiari possano poi organizzarsi anche con i lavori.